Allora, in diretta dai camerini del teatro Repower di Assago, gang, siamo pronti per il terzo vlog. È una mattina di pioggia qua a Milano, io mi sono svegliato abbastanza felice, a parte che sono un po' ammalaticcio, un po' di raffreddore, mal di testa, mal di gola, di tutto. Il secondo live è stato fatto, la prima cover della mia vita è stata cantata e con del pubblico, diciamo, e è andato bene, mi è piaciuto farla, mi è piaciuta giovedì sera in generale, mi sono piaciuti tutti i ragazzi, tutti, e basta, è iniziata una nuova settimana. Stiamo lavorando alla cover della prossima. Siamo belli sotto, diciamo. E basta, speriamo che vada bene anche la prossima. Jenny è pazza è un brano di Vasco Rossi. Non mi ricordo di che anno, no? Sì, non lo so. E praticamente 72 mi sembra. Boh, l'avevo detto Emma nella presentazione. Comunque, primo disco di Vasco, scrive Jenny è pazza. Tutti pensano che Vasco, cioè che Jenny sia una ex fidanzata di Vasco e che lui scriva di lei, che lo rincorre, non so, perché è impazzita. Però Jenny è la depressione di Vasco. E adesso, non per fare sempre i... Allora, dato che non vogliamo fare gli artisti tristi che fanno solo canzoni tristi e tante cose, quindi cercherò di stupirvi questa settimana. La cosa importante è che ai tempi la depressione non era considerata una malattia, non era considerata neanche c'erano i medici che lottavano per dire guardate che è una malattia, eccetera, e Vasco, che è, diciamo, secondo me è un po' il portavoce dell'italiano medio, che è una cosa difficilissima, io non sto accusando Vasco che sia un italiano medio, anzi, però ha un linguaggio che arriva a tutti e che ha sempre avuto un linguaggio che arrivava a tutti e ha riscosso così tanto successo per questo motivo. Quindi Vasco ha, diciamo, strategicamente dato un nome alla sua depressione e ha parlato di lei. Io ho riscritto, se leggerete il testo che ho scritto io, ho riscritto parlando appunto della depressione e basta, per me è una cosa importante, è una cosa importante perché è affascinante pensare che ai tempi non fosse considerata una malattia, nessuno pensava che nessuno pensava che fosse grave soffrire di ciò. Mi mancano un po' di persone da quando sono qua, mi manca la mia migliore amica, mi manca mio padre, mi manca mia famiglia, però ho una grande occasione perché quando tornerò a casa potrò non uscire con le persone di cui non me ne frega assolutamente un cazzo. E penso che questa cosa sia molto importante nella vita, perché nella vita bisogna camminare dritti e io soprattutto in questo momento devo andare dritto a testa bassa e pensare al meglio per me. E le persone che dicono egoista, allora non hanno capito proprio un cazzo perché tutti lo fanno, cioè che uno faccia musica, che uno faccia il giardiniere, che uno faccia il commercialista nella vita, cioè sei in un corpo che è il tuo e devi pensare al meglio per te. E quindi il meglio per me è anche inteso non sprecare tempo con persone di cui non me ne importa tanto. Le persone poi che io ho visto che hanno fatto quel salto alla mia età, quel salto di scappare dalla pigrizia, di essere amico di tutti, di uscire con tutti, eccetera, sono le persone che mi hanno
mi hanno affascinato di più e a cui voglio più bene. Quindi, se non vi trovate bene con qualcuno, non usciteci. Ora ho la scusa che sono andato via, eccetera. E basta. Emma è contenta. Emma mi è sembrata molto contenta per l'esibizione, ma anch'io sono molto contento. Ci sono sempre una performance non può essere perfetta, secondo me. Ad esempio, ho sbagliato una nota ad una certa, che non mi ricordo dove fosse, però ho sbagliato una nota. Però poi comunque mi sono ripreso. E un'esibizione non può essere perfetta, ma è quella la cosa bella. Le persone non sono perfette, però ci innamoriamo delle persone. Cioè, non so, oggi sono un po' filosofo. E quindi non era perfetta, però mi è piaciuta. Vorrei mandare un grazie a tutte le persone che mi scrivono perché sono tantissime e cioè non è scontato. Il mio sogno è che nel 2022 riuscirò a fare un tour e canteremo le mie canzoni assieme. Ciao!